Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal sapore letterario. Oggi proverò a parlarvi di editing di racconti e libri. Un piccolo disclaimer: io sono il meno titolato a parlarvi di editing di racconti e libri. Io non sono un editor, io non ho esperienza di lavoro in editoria, quindi l'unica cosa che posso dirvi sull'editing di racconti e libri è il metodo di lavoro e di correzione che uso per produrre e condividere file in PDF in Creative Commons. Se c'è qualcosa in questo metodo di lavoro che voi ritenete utile, potete applicarlo, altrimenti ignorate tutto quanto vi esporrò in questo files. Dunque, se decidete di produrre PDF in licenza Creative Commons, i testi non dovranno essere perfettissimissimissimissimi come un libro in copyright che pagate. Il libro in copyright soddisfa un bisogno, il libro in Creative Commons condivide idee ed opinioni o storie con chi è potenzialmente interessato. Sono due cose completamente diverse. Questo però non vuol dire che un PDF in copyleft sia un cesso illeggibile, pieno di refusi, errori grammaticali, eccetera. Editing sostanziale dei racconti in PDF in licenza Creative Commons che condivido. È presto detto, io l'editing sostanziale sui racconti in PDF non lo faccio, semplicemente io seguo un processo per generare idee con cui io penso di trovarmi bene e che mi permette di creare fabule sufficientemente coerenti. Non scrivo mai di getto, scrivo solo se ho pianificato la fabula del racconto. La pianificazione la faccio su un foglio di carta A4 oppure anche a volte su un post-it, perché magari il resto ho tutto già in testa. Ma quando pianifico la fabula devo pensare a mente fredda ed immaginarmi in 3D il protagonista in un ambiente che si muove. Il protagonista si muove, dice e fa cose mentre interagisce con altri personaggi oppure cose. E mentre il personaggio principale fa tutto questo, come se fosse un film nella testa che si crea, ho bisogno di ascoltare in cuffia un po' di musica in MP3 di vario genere, o bluegrass, o country, o techno, o heavy metal. In genere, la musica che mi piace e che troverei più idonea come colonna sonora del film mentale che si forma nella mia testa e che poi è il racconto e che io vado a sequenziare nella fabula. Non di rado lo stesso pezzo musicale che mi ha aiutato a tirar fuori la fabula, ne uso tutto il testo o parte di questo come incipit del racconto, come parte del plot del racconto, previa ovviamente traduzione e controllo sul testo musicale per comprendere di cosa parli il testo musicale stesso e se ha, diciamo, delle potenzialità per cui vi può essere annesso al racconto rispetto a quello che io ho sviluppato. Quando ho elaborato la fabula, che a mio avviso è quella soddisfacente, provo a sintetizzarne un paio di intrecci per creare un paio di varianti. Vedo se con flashback oppure narrandola con diversi punti di vista diversi del narratore l'intreccio mi piace di più e se mi permette di comprendere meglio le dinamiche che scaturiscono nella fabula. Una volta che ho deciso quale è l'intreccio che mi piace di più, mi attengo strettamente a questo, andando quindi a programmare la scrittura. Questo quindi è il processo di controllo interno, ossia l'editing sostanziale di un racconto che io applico sulla coerenza della fabula di Hardy Scifi, che trovate poi esposto nella playlist di introduzione alla scrittura creativa. Punto e basta. Editing formale di racconti in PDF in Creative Commons. Ecco, questo controllo serve per togliere refusi, errori grammaticali, verbi sbagliati oppure sviste nella digitazione, diciamo sulla tastiera. Di solito rileggo il testo un paio di volte quando l'ho scritto. Metto sempre l'interlinea ad 1.5
ed arieggio il testo per evitare blocchi di testo squadrati che potrebbero demotivare un lettore non forte. Inoltre introduco immagini a corredo che spezzano il racconto per orientare la fantasia del lettore. Le immagini al computer mi aiutano anche a sviluppare i personaggi per dare corpo al protagonista, oppure ad ambienti, oppure a scene centrali del racconto che reputo importanti. Il word processor ha i correttori automatici attivati, di solito, quindi mi stana automaticamente la maggioranza degli errori, sottolineandoli di rosso e permettendomi di correggere l'errore. Ovviamente, se scrivete in modo dignitoso, già questo vi permette di avere una scrittura con pochi errori. Prima di stampare il racconto in PDF, dopo 24-12 ore, prima appunto di andarla a stampare in PDF, rileggo il racconto ad alta voce per vedere se mi suona bene, qualche volta cambio o correggo qualcosina. Si tratta di produrre un elaborato in PDF sotto Creative Commons con un livello di qualità che deve avere un livello medio per un prodotto gratuito, ma non deve essere perfettissimissimissimissimo come un libro in copyright, perché in fondo è solo un racconto in PDF in copyleft. Editing sostanziale dei libri in copyleft. Ecco, per un libro in copyleft è un onore non da poco, perché mentre scrivete il libro ci sarete dentro sin sopra i capelli, immersi nella vostra favola, sarete il regista che gira il film che si svolge nella vostra mente, oppure impersonerete il protagonista, dovrete seguire la vostra programmazione del foglio di lavoro, ma tutto vi apparirà corretto e scontato e plausibile. Non vedrete eventuali errori qualora ce ne fossero. Per poter vedere gli errori vi dovete allontanare temporalmente dal vostro scritto. Dovrete fare altro, dovrete dimenticarvi di tutto e poi riprendere il componimento in mano e rileggerlo ad alta voce. Prima di poter fare questo con profitto, dovete far trascorrere del tempo. A me servono non meno di 15 giorni di interruzione totale, di abbandono totale di quello che ho scritto, altrimenti non riesco a limar via le eventuali incoerenze o errori di stesura. Editing formale dei libri in copyleft. Ecco, solitamente i correttori automatici del vostro word processing staneranno in modo automatico il grosso di tutti i refusi, quanto di eventuali verbi o parole sbagliate o errori di ribattitura. Quindi potrete andare a scrivere un testo dignitoso e curato nella esposizione. Se è un libro, la fase di editing io la faccio un paio di volte a distanza di 7 giorni tra un intervento e l'altro. In entrambi gli interventi io leggo ad alta voce il testo, visionandolo a pieno schermo come se fosse una pagina di un testo in un libro stampato. E non uso mai l'infinite scrolling della finestra del word processing. Non so dirvi il perché, ma mi sono accorto che stranamente, se io leggo la pagina in una simulazione di stampa, mi rendo conto che sono più produttivo nello scovare eventuali piccoli errori o ribattiture, oppure ad accorgermi quali sono dei paragrafi che si possono snellire ancora un po' di più, togliendo l'eventuale superfluo. Se invece leggo con l'infinite scrolling del word processor, ho minori capacità di andare a stanare queste cose. Prima di andare a stampare il libro in licenza Creative Commons con una stampante in PDF, scorro rapidamente il testo, cercando di generare un prodotto di qualità medio, che nel complesso sia un testo che sia più che accettabile per un prodotto gratuito. Ma in ultima analisi il PDF non deve essere perfettissimissimissimissimissimo come fosse un testo in una selezione Reader's Digest, perché il PDF è solo un prodotto gratuito coperto da copyleft. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.